Signori, che piacere vedervi! È da un po' che non ci vediamo. Perché? Avevo fatto un cacchio. Scherzo, potevo... Sono semplicemente incasinato con i lavori, incasinato con qualche giorno importante, sperando che mamma non viene qui a chiedermi domande. E... niente, così via. E comunque, signori, volevo avvisarvi che ho appena trovato una macchina super rara. In realtà non l'ho comprata, non l'ho trovata nei negozi perché purtroppo non c'erano proprio. Ho cercato male i monti, ho cercato mondo, ma quindi ho passato all'artiglieria pesante. Ordinando online. E cosa ho ordinato online? Una Hot Wheels. Sì, avete capito bene. E grazie a Dio, che ho la luce davanti, sono riuscito a trovare una Hot Wheels super rara. E come ho trovato una Hot Wheels super rara? Carissimo Roberto, ovviamente. Allora, vi sto parlando della mitica Cadillac Seville. No, non è quella della Gucci, purtroppo, perché costa... Cioè, ma vi rendete conto? Cioè, ma vi rendete conto quanto costa esattamente? Cioè, sono andato a vedere su online, cioè, tutti costano una fucilata. E visto che costava una fucilata, visto che volevo cercare anche... Intanto che volevo cercare la versione quella lì, ma ho detto no, forse è meglio di no, forse in futuro lo farò, ma quando è in futuro, in futuro, forse se abbasseranno i prezzi, forse troverò in condizioni perfette, perché ragazzi, è un limitato che fa costare tanto, che fa girare il sangue, ed è pure limitata perché costa una fucilata e sono 15.000 esemplari e valgono una fortuna perché fanno parte della Gucci. E cosa hai preso? Che modello hai preso, ovviamente? Quella normale, ovviamente. Allora, vi faccio sapere che la Cadillac Seville è di origine americana e fa parte di una serie a categoria Seville. No, scherzo. È una berlina di tutto rispetto. Daniel, secondo me mi sa che dovresti fare più spesso per stories i video su questo, ma... Andiamo dunque. Ah, preciso. Dove l'ho preso il pacco? L'ho preso da un certo tale nome Daniel. Forse l'avete già saputo. Chi sto parlando? Stiamo parlando del famoso video, cioè pochissimi video che ha pubblicato. Allora, l'ho preso da Daniel di Car Stories, conoscete da HV Car Stories, c'è cioè il link in descrizione. Salve Daniel. Daniel, se stai guardando questo video, mi è arrivato il tuo pacco direttamente in Italia, direttamente dalle mie parti, e non anche. E ci ho messo pochissimo ad arrivare. E niente, facciamo così, che ti vuol dire. Allora, e volevo avvisarvi che siamo quasi a 500 iscritti. Spero in Dio che arriviamo a questi 500 iscritti, perché sta calando non so come. E niente, ve lo faccio vedere, perché sennò poi perdiamo tempo. E comunque, ve lo ripeto, Roblox lo farò con... Vedo di farcela, cercherò di farlo il possibile. Mando più video possibili, cerco di pubblicare qualsiasi cosa. Quindi, per favore, ancora VIP. Quindi, siete ancora... È ancora in corso, quindi state tranquilli. E altra cosa, vi ripeto che ho anche la lingua, quindi ho la lingua inverbiale. C'ho problemi di lingua, quindi... Ma non problemi di lingua, ma perché c'ho anche problemi di herpes, quindi avrò anche problemi di pronuncia, quindi... E niente, iniziamo. Allora... Faccio vedere. Eccola qui, signori. Questa qua è quella originale. Lo ripeto, c'è anche la versione Gucci. Sta luce qua mi sta odiando. Questa è la versione bella originale. L'hanno fatto nel 2023. Secondo me ne hanno fatte tante. Ne hanno fatte tante e a quanto pare ce ne sono, ne hanno anche fatto la versione bianca, ne hanno fatto anche la versione Gucci, ma quello costa un fucile. E questa invece non l'ho fatta originale, perché praticamente si tratta della versione rimasterizzata, remesciata, della versione del Seville, perché praticamente c'è una Cadillac Seville versione rara, però costa un fucile perché viene dalla... Ed è un'edizione di Black Series, no, Red Line, non mi ricordo più. Comunque, è molto bella, difficile da trovare. Vi lascio in...
difficile da trovare. Difficile da trovare perché a parte della collezione, almeno sono serio. Allora mi sento felice. Almeno mi sento felice. E speriamo in Dio che non riesca a parlare bene. Vabbè, signori, io concludo qua. Spero in Dio che questo video vi sia piaciuto. Se no, altrimenti dovrò per forza trovare una soluzione. E nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. E lasciate un bel mi piace. Se no, altrimenti vediamo un attimo, perché se no mi tocca abbandonare. Altrimenti vengo a casa vostra e vi vanno. Scherzo. Altrimenti non vi troverete mai questa macchina leggendaria. Ah, i consigli per sapere le informazioni, vi darò anche quelle importanti per fare per i trucchi di macchine, per come su giochi di Roblox. Per gli appassionati di Roblox, però voglio avvisarvi che ci vorrà un po' di tempo. E noi ci vediamo al prossimo video. È arrivato il mio salario, no, ti prego. Ciao!